continuiamo, noi potremmo parlare ancora, anche perché abbiamo Caterina Calderoni e Beatrice Campodonico che hanno scritto dei pezzi ex novo appunto per questa cantata scenica. Abbiamo voluto presentare questa piccolissima esperienza a modi però di domanda e di provocazione, perché durante la conferenza stampa appunto c'era Diana Pavlovic, che è l'attrice che ha partecipato, che appunto però si batte anche per i diritti rom, l'avrete anche vista molto spesso in televisione, soprattutto sulla la 7. È stato domandato, beh, un artista allora che cosa può fare? Mentre noi ci aspettavamo risposte molto consolatorie, dare testimonianze, fare concerti, partecipare. Tra i brani c'era anche un rappresentante dell'Ecopat, che è questa associazione che si batte contro il turismo sessuale, e che quindi il Marco Scarpati, che è il presidente, organizza molto spesso concerti, soprattutto di musica leggera, a favore di queste iniziative. In realtà non è stato così scontato, perché sono scoppiate delle polemiche da parte di artisti presenti in sala, che invece non hanno amato questo tipo di manifestazioni, così come anche fra le ragazze stesse che hanno partecipato, cioè la lettera dei condannati a morte del Texas dovevano essere lette da una ragazza americana che era venuta in Italia a studiare violino barocco, che quindi con tutto l'entusiasmo molto americano e molto dei 20 anni ha detto sì, partecipo io anch'io a questo spettacolo, ma ha saputo che cosa doveva leggere, ha detto no, perché se sono condannati a morte un motivo ci sarà, qualcosa avranno fatto. Anche questa cosa ci ha stupito moltissimo, perché noi vetero femministe pensavamo che anche questo fosse scontato. Da qui c'è inutilmente, beh, ma allora noi che senso abbiamo, insomma, perché fare teatro, perché fare musica, perché come incidere in questo mondo globale dove c'è così forte l'incontro con l'altro e dove non possiamo più appellarci a nessuna ideologia o nessuna etichetta di partito politico. E quindi questa è una domanda che vorremmo rilanciare, così che magari uno non medita secondo la propria arte, secondo la propria tecne, che risposta c'è? Io chiedo scusa, ma il dovere dell'ospitalità di costringere... Certo, e con questo proviamo... Non interrompere, non ho avuto sensibilità ciò che vedete, ma il collega di Bari. Da quel cinico quale sono, direi però una cosa. Gli uomini, in questo caso i maschi, impegnati a fare arte, mentre la stanno facendo non possono fare violenza. Questo è l'attività. Grazie.